funzionerà un po' meglio. Io sono il presidente del CAI di Parma, mi chiamo Fabrizio Russo e ho il piacere appunto di accogliervi in questo bellissimo luogo per questa bellissima giornata. Siamo numerosi, vieni Clemente, vieni qua in mezzo. Siamo qua numerosi appunto per questa festa, perché giustamente è un momento molto importante un po' per tutti, per noi del CAI che ci siamo impegnati insomma in questa impresa, perché a tutti gli effetti è un'impresa. Far partire in un mese una struttura del genere, allestirla con mobili, arredi, cucine, controcucine, e poi appunto l'impresa è anche appunto degli enti che ci hanno sostenuto. Questo mese per lavare, pitturare, i soci di Fidenza sono venuti a ripigliare, quelli di Borgotaro hanno montato i letti, insomma hanno fatto una cosa epica. E poi lascio per ultimo, ma per dare appunto il massimo della rilevanza, i ringraziamenti ad Armando Risoli, che oggi non è qua presente perché ha voluto fare l'impresa dei Pirenei. Un giorno di festa perché appunto il CAI arriva finalmente in Alta Valtaro, gli abbiamo fatto la corte per alcuni anni per cercare di averli qua, proprio perché ci eravamo accorti che a livello di escursionismo, di conoscenza delle nostre montagne, dovevamo crescere ancora molto. Avevamo bisogno di fianco un partner che fosse all'altezza. Chi meglio poteva essere che non il CAI? Per cui ringrazio oggi Russo, come ringrazio Galloni, che con cui avevamo iniziato i primi contatti negli anni addietro e che oggi sfociano in un qualcosa di molto concreto. Ci teneva tantissimo appunto a essere presenti, noi siamo veramente orgogliosi, abbiamo già scambiato due parole prima, insomma per noi anche questi appoggi insomma a Roma tra virgolette sono importanti, perché ci fanno insomma prendere delle decisioni, andare avanti oppure tornare indietro, insomma. Quindi Carmen Motta ci ha dato il sostegno e penso che anche lei sia orgogliosa di questa opera. Ma assolutamente sì, io solo veramente due parole brevissime, perché innanzitutto bisogna lasciare spazio ai protagonisti, agli amministratori, al presidente CAI, che sono gli artefici di questa giornata e di questa opportunità straordinaria che abbiamo oggi. Ma intanto voglio dire al sindaco e al sindaco di Bedogna e al presidente del CAI che martedì ho un incontro con il presidente dell'intergruppo parlamentare Amici della Montagna e racconterò di questa bellissima giornata, perché io faccio parte di questo intergruppo, una delle cose che insomma modestissimamente però ho cercato di perseguire in questi anni è stato questo. È orgoglioso di girare appunto con la nostra aquila sui sentieri, è il presidente Bernazzoli, e oggi lo rappresenta il consigliere provinciale Botto, che insomma porta i suoi saluti e ci allieta della sua presenza. Botto, buongiorno a tutti, per me è un onore essere oggi a rappresentare il presidente della provincia Vincenzo Bernazzoli, insieme a lui la giunta e tutto il consiglio provinciale, e rappresentarlo qua a casa nostra, nel senso che noi che abitiamo in montagna, avere la possibilità attraverso le istituzioni, come diceva il sindaco Berni, e dopo un lungo periodo finalmente di poter avere un coacervo di intenti e poter stringere su dei progetti che si erano magari soltanto agognati, è comunque un motivo di soddisfazione, cioè la politica del fare. Dall'altro sono felice di essere qua perché guardandomi intorno finalmente partecipiamo dell'amministrazione della comunità montana delle valli del Taro e del Ceno, impossibilitato il presidente a essere qui, quindi mi ha incaricato in qualità di assessore, tra l'altro alla forestazione, di portare il suo saluto e i suoi ringraziamenti a tutti quelli che sono qui, alle autorità, alla banda, a tutti quelli che partecipano in questo momento, naturalmente che si attendeva da tanto tempo e che era giusto che arrivasse un po' al termine dell'operazione di recupero di questo rifugio e quindi di messa in funzione di questo rifugio, quindi di averlo qui come centro di aggregazione. Io penso anche, diceva appunto il presidente del CAI, che possono far capo tutti i gruppi CAI della zona, ma naturalmente tutta la gente, come si sosteneva, che su queste montagne ci viene ancora, oltre che per passione, voglio dire per andare in escursione e roba del genere, ma ci viene anche per lavoro,
poi ci sono anche i cercatori di funghi, no? Nel momento in cui nascono i funghi, e quindi possono trovare senz'altro un punto, un ricovero, ma anche appunto. Il comune di Tornolo, come è appena stato detto da Russo, presidente del CAI, cosa voglio dire? Diciamo, salendo un po' alle origini, che quest'opera è stata attuata con i fondi della comunità europea e da un progetto che è stato portato a termine con l'ausilio, diciamo, e l'interessamento del comune, dell'ex amministrazione di Bedogne. È in un punto qualificante del PEN, perché diciamo è in un punto cardine. Questo è il faggio dei tre comuni, poi abbiamo l'incisa sulla nostra sinistra e il chiodo che è da questa parte, e sono appunto che in rappresentanza del gruppo regionale del Club Alpino Italiano, che fa parte della commissione, il presidente della commissione rifugi del Club Alpino Italiano della regione Emilia Romagna. Intanto, prima di dargli la parola, ringrazio velocemente il comandante dei carabinieri del nucleo della stazione carabinieri appunto di Bedonia, gli amici della Croce Rossa che hanno accettato il nostro invito e sono presenti qua in forza, insomma, e sono ben contento che ci sono. Prego, Catellani. Volevo solamente con piacere portare il saluto del Presidente della Commissione regionale, che oggi non ha potuto essere presente, ma comunque era presente ben volentieri.